Sì, ho fatto il danno perché c'è stato il mio compleanno e poi ho fatto io. Questa è la pila che ho fatto io, quindi il mio danno, e questo il compleanno. Più piccoli no, vabbè. Partiamo dal compleanno. Il primo libro che mi è arrivato, me l'ha regalato la solita mia cliente, che io ormai chiamo zia e che ringrazio dal profondo, mi ha regalato Pastorale americana di Philip Roth, quindi libro di cui tutti parlano, che tutti hanno letto, io no. Vediamo se riuscirò a leggerlo, chi lo sa. Poi c'è stato Quello splendore di mio marito, che non sopporta più che io compri libri, però poi me ne ha regalati 2, 3, 4, 5, 6, 8. Grande Alberto, ti lobbo. Allora, partiamo da Il favoloso libro di perle di Timothy de Fombelle. Vabbè, è l'autore di Tobia, libri di cui ti avevo già parlato, e ovviamente sono stracurosa di leggerlo, un po' perché la copertina mi piace un casino, un po' perché io avevo adorato i due libri di Tobia, quindi leggiamolo. Poi Passenger, grande Albi, sei sempre all'avanguardia. Mi ha regalato Passenger perché io lo guardavo in libreria e sì, si è commosso e quindi ha deciso di regalarmelo. Poi il libro che ho iniziato da poco perché ero troppo 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 curiosa e che dovrò sicuramente riuscire a recuperare Hugo Cabret, che ho cercato su Amazon, non è fuori catalogo praticamente, non esiste più. Quelli che ce l'hanno me lo vendono tipo a 70 euro, grazie. Mi strozzo anche no, troppo. Ho iniziato a leggere La stanza delle meraviglie di Brian Selznick, vabbè, comunque è lo stesso autore di Hugo Cabret, e questa è la copertina. Cioè, è un libro che ha praticamente due storie che si intrecciano, una fatta di parole e una fatta esclusivamente di immagini. Quindi, allora, questa viene praticamente, vedi? Ogni tanto, ecco, questa praticamente viene portata su due binari che si affiancano, mentre il libro Il tesoro dei Marvel, che mi pare di aver visto a Technic, con questa copertina fantastica e pesantissimo. Questa praticamente è fatto così, cioè per la prima parte sono solo esclusivamente immagini e poi c'è la storia. Quindi anche di questo io non vedo l'ora di approcciarmici. Poi, il libro che avevo in wishlist da un bel po', La storia del mondo in 100 oggetti, edizione Adelphi. Questa è un'edizione che non è pesante di più, ma è strafiga perché le pagine sono tipo patinate, tipo quelle delle riviste, quindi è pesantissima perché sono, togliendo la bibliografia, l'elenco degli oggetti, le cartine e quant'altro, ce la posso fare arrivare in fondo, sono 660 pagine, quindi già è bello cicciotto di suo in più. Fatto in carta patinata, pesa un botto, però gli Adelphi, grande, in questa edizione economica che costa comunque 23 euro, per essere economica diciamo che, però ecco, c'è una puzza. Altro libro che mi ha regalato, che io puntavo da tanto perché avevo visto il film e mi ero innamorata della storia di questo personaggio e del personaggio in sé, è di Lucy e Stephen Hawking, La grande avventura dell'universo. Questa è un'edizione Mondadori, ha anche ovviamente le illustrazioni, vedi che ci sono. E sì, sono curiosa di leggerlo, spero non sia troppo palloso, ma non penso, nel senso ci proveremo. Poi mi ha regalato due libri che io non so neanche come definire, perché non sono delle vere graphic novel,
No, non lo so, hanno un nome preciso, ma al momento io non lo ricordo. Quindi se intanto che guardi ti viene in mente come si chiama questo tipo di volumetti, ti prego scrivimelo qui sotto perché la mia ignoranza, come vedi, non ha limiti. Il primo libro è di David Wiesner, oh, e si intitola Martedì. Costano un botto questi libri, questo costa 15 euro, però è fatto così. Praticamente solo ed esclusivamente immagini, perché qui c'è una riga, quindi non si può neanche dire, cioè praticamente questo in mezz'ora te lo sei visto tutto questo. E poi mi ha regalato di Aaron Baker, che è un artista Disney e Pixar, un capolavoro senza parole per settimane nel bestsellers list del New York Times. E mo ci leviamo la fascetta. Questa è un'edizione Feltrinelli. Ah, questa invece che edizione è? Boh. Orecchio acerbo. Martedì è un'edizione Orecchio acerbo. Costa sempre 15 euro. E il libro in questione è questo, Viaggio. Basta aprire questo libro per vivere il migliore dei viaggi possibili, in un sofisticato gioco di colori, dentro intricati paesaggi fantastici, pervasi da un elettrizzante senso di avventura, senza il bisogno di una sola parola. Questi hanno un nome e a me non viene in mente. Comunque anche questo all'interno è così. Vedi? È troppo bello, io devo. Te ne parlerò. Ovviamente ti parlerò di entrambi i libri in un video solo perché è inutile che stia a fare, visto che comunque. Ecco. Poi sicuramente mi informerò meglio, ti scriverò anche che tipo di libri sono. Poi sono andata in libreria perché cercavo il regalo per mio papà. Perché, ebbene sì, il 10 giugno non compio gli anni solo io, cioè non ho compiuto perché questo video, ovviamente, l'hai visto, lo vedrai poi, parecchio poi. E ho compiuto gli anni io, mia sorella e mio papà. Mio papà ho deciso di fare un libro che è Le 10 mappe che spiegano il mondo. Te lo linko comunque sotto insieme a tutto questo po' di roba. Non ce l'ho da farti vedere perché ovviamente gliel'ho già regalato e quindi non ce l'ho. E mi sono regalata due libri perché c'erano degli sconti del 25% e non potevo certo lasciarmi scappare. Su due edizioni, no, tre edizioni, due edizioni giunti e un giunti junior, ho preso di Susanna Tamaro, Il grande albero, questo veniva a 7,90 però 25%, e di Kate Di Camillo, Lo straordinario viaggio di Edward Tulane. Anche questo 7,90 con lo sconto del 25%. E altro sconto del 25%, togliamo sto bollone schifoso, sull'edizione dei classici tascabili junior, giunti junior. Eccolo qua il bollone fantastico. Tac. Mi sono comprati i ragazzi della Via Pal. Questo a 8,50 euro, sempre con 25% di sconto. Non potevo lasciarlo lì perché questo è un classicone che io non ho mai letto. Io sono arrivata a 40 anni a conoscere a spizzichi e bocconi la storia dei ragazzi della Via Palma, non aver mai letto. E devo avere anche in wishlist il volume per, insomma, con una edizione un po' più adulta, diciamo. Però ho scelto questa perché c'era lo sconto. Poi mi sono regalata finalmente Mia nonna saluta, chiede scusa di Frederick Beckman. Io sai che ho letto già il libro dell'uomo che voleva mettere in ordine il mondo, o che metteva in ordine il mondo, non mi ricordo. Comunque ho amato tanto la storia, ho amato lo stile di scrittura. Arianna, del filo d'Arianna, ha recensito questo, gli è piaciuto molto, potevo forse farmelo scappare, anche no, quindi. Poi ho preso di Erling Gadge Il silenzio. L'ho preso al supermercato, era lì in cassa che mi guardava, io aspettavo in fila, sembrava brutto lasciarlo lì sopra le caramelle, non era al suo posto, me lo sono portato a casa.
Non ho neanche idea di che cosa parli, cioè proprio così, alla grande. Poi, sempre perché c'era lo sconto del 25% dei libri Burr, ho preso di Judith Kerr quando Hitler rubò il coniglio rosa. Anche qui bisognerà togliere questo bollone osceno. Ovviamente, Best Burr c'era lo sconto di Paulina Simmons. Cavaliere d'Inverno, libro che volevo da una vita e che anzi dovrò guardare perché non so se l'ho rimosso dalla mia wishlist, sai, adesso ce l'ho. Libroni, oltretutto scritto anche fittissimo, però mi ispirava, un romanzo drammatico e appassionato come la guerra, come l'amore. Non lo so, mi ha un po' ricordato Guerra e Pace. Non ho idea di che cosa parli, so che avevo visto delle recensioni tempo fa da parte di diversi YouTuber, e quindi ho detto perché no, prendiamolo, 25% di sconto. In edicola sono usciti Ciliegie o Ciliegie con Sorrisi Panzoni, oh mio Dio, questo praticamente, un libro con 2406 dubbi della lingua italiana che ovviamente qua ti vengono risolti. Potevo lasciarlo lì? No, perché nel dubbio quando io scrivo metti il caso che, ok, che esiste internet, ma un libro cartaceo mi piace di più. E poi sempre in edicola che è uscito col Corriere della Sera, ma si trova anche in libreria, La rivoluzione d'amore di Andrea Pilotta, la storia di Papo Superhero, il bambino più coraggioso della paura. Mi ispirava un casino e quindi mi sono regalata anche questo, 12,90. Bene, questo è tutto il mio malloppo. Lo so, è esagerato, quindi penso che nel mese di luglio acquisterò veramente poco perché hai notato che non ci sono graphic novel. Quindi probabilmente mi regalerò 2/3 graphic novel e poi boh, vedremo quanto sarò brava a leggere e ad abbassare. Perché adesso sono arrivata a 105 libri da leggere. Quindi diamoci dentro. Luglio deve essere un libro. Un mese ricco, ricco, ricco di letture, però vabbè, alcuni libri faccio in fretta a leggerli perché hai visto, non sono grossissimi. Quindi con questo ti saluto, ti lascio i libri in descrizione se hai voglia di acquistarne qualcuno o comunque di andare a sbirciare o magari vuoi acquistare altro. Se vuoi passare dal mio link Amazon, io ti ringrazio. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!